Bella gazzettari, ben ritrovati sulla Gazzetta MMA, nuovo video proletario in pausa pranzo, ragazzi, che ormai so che vi piace e vi state abituando. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un argomento dal mio punto di vista estremamente interessante, perché in seguito alle dichiarazioni di Islam Makhachev sul suo prossimo incontro contro il brasiliano, campione, former campione, chiamatelo come volete, per me rimane il campione, Charles do Bronx Oliveira, ha rilasciato appunto queste dichiarazioni che, ragazzi, hanno alzato un bel polverone e che mi hanno permesso di fare anche un paio di riflessioni che adesso voglio scambiare con voi, ragazzi. Prima però di incominciare, come sempre, lo sapete, pollicione in su per supportare il mio lavoro, ragazzi, fatto di video quotidiani per voi, per tenervi aggiornati su tutto ciò che succede nel mondo delle MMA, con un focus particolare sulla UFC. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, ragazzi, e attivate la campanella delle notifiche, cosa molto importante perché anche se siete iscritti, se la campanella non è attivata, comunque YouTube non dà visibilità ai video e dunque vi perdete informazioni che magari potrebbero risultare interessanti per rimanere al passo con gli ultimi eventi UFC. Dunque, che cosa ha detto Islam Makhachev nello specifico? Islam praticamente ha detto che Charles do Bronx Oliveira per mesi ha cercato scuse pur di non affrontarlo, il che non è una cosa nuova perché ha detto la stessa cosa per parecchio tempo. Ma la novità è che praticamente Islam ha detto che la UFC è arrivata al punto da minacciare Charles do Bronx Oliveira di fondamentalmente non dargli una possibilità titolata, il che sarebbe stato neanche paradossale, peggio, sarebbe stato davvero disgustoso, soprattutto considerando come ha perso la cintura, ok? Quindi l'ha minacciato di non dargli la possibilità di riconquistarsi la cintura se non avesse affrontato Islam Makhachev e anzi gli ha detto che se decideva di non affrontare Islam Makhachev avrebbero scelto come replacement Michael Chandler. Ora ragazzi, poi tra l'altro Islam Makhachev ha ovviamente continuato nel suo discorso dicendo che lui sicuramente vincerà, dicendo che Charles do Bronx Oliveira ha 7 sconfitte in UFC, dicendo che il suo grappling, il suo wrestling sovrasteranno il BJJ del brasiliano, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, in seguito a queste dichiarazioni, io vorrei fare fondamentalmente tre, ragazzi, prendere spunto per argomentare su tre temi differenti. Primo, è bene che Islam Makhachev vinca questo incontro, ragazzi, perché se Islam Makhachev non si porta a casa questo incontro, fa una figura di merda talmente grossa che non riuscirà più a levarsi dalla merda che gli caderà in testa, perché Islam Makhachev pensa di essere il nuovo Khabib e non lo è. Islam Makhachev pensa di essere il più forte combattente nella lightweight division e secondo me non lo è. Islam Makhachev sta sottovalutando e non poco le abilità del brasiliano, che in piedi secondo me è più forte di lui e a terra è tutto da vedere, ma che è sicuramente capace di tirare fuori una sottomissione da qualsiasi posizione utile. Quindi fossi in Islam starei molto attento con le parole, perché se getti tutta sta merda sul campione, perché ragazzi, per quanto mi riguarda è il campione, a me non interessa che la cintura gli sia stata levata per una bilancia taroccata. Se tiri tutta questa merda e perdi, poi vatti a nascondere, perché un conto è chiamarti Khabib Nurmagomedov, ok? Un conto è distruggere la tua divisione, un conto è dominare in maniera mostruosa qualsiasi avversario e poi parlare. Un altro conto è parlare senza fare i fatti. Quindi io chiaramente non so se vincerà e perderà, secondo me perderà, però dico solamente che nel caso perda sarà bene abbassare la cresta e di parecchio, ok? Punto numero due, ragazzi, il comportamento della UFC. Il comportamento della UFC è, se quello che dice Islam è vero, è disgustoso, perché gli hanno levato una cintura in maniera immeritata e ragazzi, il fatto che lui fosse nel peso è un fatto, non voglio dire risaputo, ma è abbastanza chiaro, anche perché ragazzi, Charles do Bronx Oliveira ha preso i diritti delle pay-per-view per il suo ultimo incontro, che è una prerogativa solo e esclusivamente dei campioni. Quindi, se lui non ha rispettato il peso veramente e dunque gli hai levato la cintura per quel motivo, come mai gli hai dato i diritti delle pay-per-view? Gli hai dato i diritti delle pay-per-view perché sapevi che fondamentalmente lui il peso lo aveva fatto e tu hai trovato uno sgamino del cazzo per levargli la cintura. Opinione personale. Ma la cosa ancora peggiore, ragazzi, di tutto questo, secondo me, e arriviamo al punto numero 3,
è che nel caso si fosse rifiutato di combattere contro Islam Makhachev, il replacement sarebbe stato Michael Chandler. Ma ragazzi, ma in quale cazzo di mondo Michael Chandler poteva avere nuovamente una possibilità per il titolo? Allora, a me Michael Chandler piace, non ci sbagliamo, penso che sia un fighter molto spettacolare, chiaramente ha dei difetti tecnici evidenti, per esempio il fatto che non riesce a resistere per più di due round, per esempio il fatto che subisce tantissimi colpi in piedi, però ha anche dei punti sicuramente a suo favore, estremamente esplosivo, molto forte nel grappling, mani potenti. Però vi ripeto, è un fighter che viene da sconfitte consecutive e l'ultima vittoria con un Tony Ferguson in netto declino non possono in alcuna maniera giustificare una title shot dei leggeri che fino a prova contraria è la divisione più competitiva dell'intera promotion. Hanno scelto Michael Chandler per il semplice fatto che Michael Chandler è il cocco di Dana White, ragazzi, ed è un dato di fatto. È un dato di fatto, perché le possibilità che Michael Chandler ha avuto in questi anni spesso non sono state date ad altri fighter. Guardiamo proprio il confronto con Charles do Bronx Oliveira. Ragazzi, Charles do Bronx Oliveira è il campione dei leggeri. Da quando ha preso la cintura non ha mai perso. Viene da una striscia di vittorie consecutive che mi sembra siano 10 o 11, non mi ricordo neanche più. È un fighter estremamente forte, al quale è stata levata la cintura in maniera ingiusta, al quale è stata levata la cintura con un probabile escamotage, perché inizialmente gli ho detto: com'è possibile che uno che combatte ed è campione della sua divisione va a combattere un incontro così importante, perde la cintura per 250 grammi, soprattutto dopo che gli hanno dato la possibilità di perdere quei 250 grammi in un paio d'ore. Mi sembrava una roba talmente tanto impossibile, talmente tanto paradossale, che non riuscivo a capire. Inizialmente pensavo fosse l'errore proprio del suo team. Poi, quando hanno confermato il fatto che a Charles do Bronx Oliveira sono state dati i soldi alle pay-per-view, lì ho capito tutto. Perché se tu veramente non raggiungi il peso, col cazzo che ti danno i soldi alle pay-per-view. Ragazzi, quanto prende? Un dollaro per pay-per-view? Quante ne hanno vendute? 600.000? Secondo voi Dana White va a regalare più di mezzo milione a Charles do Bronx Oliveira perché gli dispiace che ha saltato il peso per 250 grammi? No, perché sapeva che era nel torto, secondo me. Comunque, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. A. Come vedete il comportamento di Islam Makhachev? B. Come vedete soprattutto il comportamento della UFC? E C. Come vedete il fatto che nel caso non avesse accettato l'incontro, il replacement sarebbe stato Michael Chandler? Neanche da dire Dairush Benail, neanche da dire, che ne so, qualcun altro. Michael Chandler. E chiudo qui, ragazzi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti e non scordatevi di spolliciare e di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Ciao, belli.